Accordo raggiunto tra il Milan e il Chelsea per Christian Pulisic. Il giocatore americano con passaporto croato sarà dunque rossonero. Contratto fino al 2027, 4 anni per Pulisic, che andrà a guadagnare circa 4 milioni. Al Chelsea andranno 20 milioni di euro più bonus. Insomma, seconda operazione in breve tempo tra il Milan e il Chelsea. Dopo Loftus-Cheek arriva da Londra Christian Pulisic. Abbiamo preso un gran cazzo di giocatore, uno davvero fenomenale. Per me, io Pulisic ve l'ho sempre detto, nel Borussia Dortmund è stato un giocatore incredibile che mi è sempre piaciuto. Ora dobbiamo entrare in preghiera che non si faccia male, quello sicuramente. Here we go! Hi guys! Welcome! Ce l'abbiamo fatta! Porca puttana! Pulisic sarà un nuovo giocatore del Milan. Tanti mi avete scritto cosa ne pensi, Pulisic? Ma chiediamo Oli. Oli, ma sei contento che hai un ex compagno per l'ennesima volta al Milan? Sei contento? Ne frega un cazzo. Per me Pulisic, ragazzi, è davvero un gran colpaccio. Un giocatore che va ritrovato. Ha avuto moltissimo spazio, ma c'è anche da dire che è stato infortunato 2 mesi. Quindi, ragazzi, quando prendiamo un giocatore rotto, vuol dire che il Milan è la sua destinazione perfetta. Allora, benvenuto Pulisic, sono contento, un giocatore di quantità, qualità e tante altre cose, però un appunto, se lo ricordano, hanno capito che serve anche una punta, ma punta, punta, punta. Christian Pulisic è il primo vero grande colpo per il nuovo Milan. Molti stanno già dicendo, vabbè, ma ha fatto schifo in Premier League, segna poco, quest'anno non ha combinato nulla, eccetera, eccetera. Secondo me sono commenti molto superficiali e adesso vi provo a spiegare perché. Iniziamo col dire che è stato portato a casa ad una cifra inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere il suo reale valore. Poi, che al Chelsea non abbia fatto il fenomeno è assolutamente vero. È partito bene le prime 2 stagioni andando un po' incalando dalla terza e facendo male l'ultima. Parliamo comunque di un ragazzo che ha giocato in Premier League, il campionato più difficile al mondo, in una squadra che comunque non è molto propensa ad aspettare i giocatori, anzi, appena sbagliano mezza stagione sono già lì pronti a rimpiazzarli. È arrivato il notizione, insomma, dai ragazzi, insomma, notizione per noi milanisti, tanta roba. Adesso il mercato del Milan inizia a farsi interessante perché questo è forte, eh. Poi è ovvio, bisognerà vedere come si comporterà in Italia, però questo è forte, questo a me piace, questo è tanta roba, perciò. Ragazzi, diamo il benvenuto al nuovo bomber Pulisic. Abbiamo vinto la concorrenza di PSG, Real Madrid, Barcellona, che avremmo tutti, ma lui ha scelto il Milan. E questo qui è, dice quanto abbiamo speso, 20 milioni e ti aspettiamo a San Siro. Milan è on fire davvero in questo mercato. Quarto acquisto davvero incredibile, quello di Christian Pulisic, perché è il miglior talento americano in circolazione, capitano della sua nazionale e cioè, non è che lo devo stare io a descrivere, al di là dei detrattori, ma noi andiamo a prenderci le scarti degli altri. Io sono contento di quello che sta facendo questa società, perché sta mettendo davvero i puntini al punto giusto in questo senso. Dunque, avanti così. Christian lo volevo, raga, lo volevo, perché rappresenta il prototipo di cui parlavamo a inizio mercato, ragazzi. Un giocatore già pronto con un certo tipo di partita nelle gambe. Non uno che dobbiamo star qua a coccolare, ad aspettare, a vedere se esplode o no. Anche i muri lo conoscono, Pulisic. Grandissima personalità, grandissima tecnica. È il giocatore più rappresentativo della nazionale americana. Molto duttile, può ricoprire tutti i ruoli della tre quarti, esterno sinistro, esterno destro, all'occorrenza trequartista. Per lui vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Loftus-Cheek, raga. Se sta bene fisicamente ed è integro, perché lui, come Loftus, ha avuto un paio di guai fisici. Se è integro fisicamente, raga, può darci una grandissima mano. Milan ha preso un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Cioè, Pulisic, a differenza di Luca Romero, magari anche dello stesso Reinders, che io per alcuni aspetti apprezzo anche di più, ma parliamo di altre caratteristiche, altro ruolo, altro giocatore. Ma quando parliamo di Pulisic, sicuramente parliamo di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, di un giocatore che
ha dimostrato il proprio valore innanzitutto al Borussia Dortmund, anche al Chelsea. Ricordiamo che col Chelsea ha vinto anche una Champions. Un giocatore straordinario, secondo me, che se torna quello del Borussia Dortmund e i primi anni del Chelsea, in Serie A può veramente spaccare, perché è un giocatore che salta l'uomo, un giocatore di qualità, veloce, che potrebbe essere il titolare sulla fascia destra. Ufficiale Pulisic al Milan! C'è chi prende Frattesi? C'è chi prende Pulisic? Ufficiale Milan prende 4 milioni all'anno, preso per 20 milioni più bonus. E io cosa faccio? Codo Loftus Cheek. Poi adesso li faccio quello. Ma il mio è un attacco scarso. Leao Giroud Pulisic. No. Vabbè, ma Godo Pulisic, ti amo, piccolo strong. Andres, Gabi, Edi, Dris, dove siete? Sulle mani tutti, che cazzo di mani? Tirare su, ma niente, è arrivato il secondo acquisto del Milan, Pulisic. Cosa ne pensi? Niente, io sono da Roma. Dai Roma, dai. Secondo me possono far bene sia lui e sia Loftus Cheek. Prova a dire Loftus Cheek. Loftus Cheek. Loftus Cheek. Perfetto. Detto questo, forza Roma. E sulle mani tutti. Tu mi fa l'americana, americana, americana, papara, ma si nati in Italia, sin da me non c'è sta niente a fa, ma che napurita. Tu vuoi fa l'America, tu vuoi fa l'America, papara, 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 papara.